Un cordiale buonasera a tutti, cari amici e care amiche da Mr. Green per questo nuovo e utilissimo video che avrà come tema la fantasia in giardino parte 2. Perché la fantasia in giardino? Perché è importante creare dei giardini personalizzati, cioè anziché copiare e incollare esattamente quello che vediamo fare negli altri giardini, come avviene comunemente. Possiamo invece creare qualcosa di unico e ripetibile a casa nostra. Ormai la disponibilità di piante provenienti da ogni parte del mondo è tale che è possibile reperire piante che possono arrivare dai più disparati paesi e adattarle al nostro giardino. Molte piante che possiamo trovare anche nei garden ci forniscono non soltanto colori vivaci che possiamo tranquillamente abbinare tra di loro per creare ottimi sodalizi, ma anche piante dalle forme differenti per dare vita a aiuole, siepi, cespugli con movimento. L'idea del movimento per le piante sembrerebbe quasi un'utopia, in quanto le piante sono ferme e immobili, ma giocando con le forme e le proporzioni è possibile dare movimento e quindi creare qualcosa di non statico che rallegri il nostro giardino, che lo renda più tipico e più adatto alle nostre esigenze. Gli abbinamenti quindi si possono fare con i colori del fogliame, ad esempio fogliami variegati bianchi si possono sposare molto bene con fogliami molto scuri per crearne un forte contrasto, oppure possiamo usare fioriture gialle da abbinare a piante fioriture rosse per creare un bel connubio tra i due colori e possiamo giocare sulle forme. Giocare con le forme significa non soltanto rispettare i volumi, le proporzioni delle piante in quanto tali, quindi ciascuna varietà ha la sua forma, ma anche significa poter intervenire con la potatura per modellare queste piante e per farle assumere le giuste proporzioni esattamente così come vogliamo proporle per i nostri amici che verranno a trovarci in giardino oppure anche soltanto per noi stessi quando andremo a vivere questo giardino, a contemplarlo. Mentre sto parlando, avete sicuramente notato queste api che si stanno muovendo con frenesia per recuperare il primo nettare della stagione da questa pianta meravigliosa di Maonia, una delle piante mie preferite, una pianta sempreverde che a fine inverno regala una fioritura a spighe di piccole fiorelline gialle e che inoltre dona un dolcissimo e persistente profumo che inebria il giardino e anche le case attorno, i giardini tutto attorno. Questi fiori non passano inosservati appunto tanti insetti, tra cui le api, che qui possono raccogliere il nettare per costituire una base alimentare importante su cui poi creare una nuova colonia che darà vita poi a tutta una serie di fecondazioni di fiori, che porterà sicuramente, ad esempio nelle campagne, a ottimi raccolti di frutta. Questo inquadrato invece è il gelsomino di San Giuseppe, detto anche gelsomino nudiflorum, anch'esso a fioritura invernale e anch'esso utilizzato dalle api come fonte alimentare. Ma adesso andiamo subito a vedere il video che ho preparato per voi, quindi prego cortesemente la regia di mandare in onda il servizio. E chiaramente prima di farlo però voglio come sempre ringraziarvi uno ad uno per l'attenzione che mi dedicate e mandarvi un super mega abbraccio a ciascuno di voi. Grazie ancora e vai regia con il servizio. E cominciamo subito questa carrellata dimostrativa con questi abbinamenti che ho scelto per voi.
molto interessanti perché qui mescoliamo il Viburno tinus, che è questo inquadrato, con questi boccioli rosa che tra poco si apriranno regalando fioriture bianche molto interessanti riunite a grappoletto, con l'Eleanius di questa varietà, la cui foglia è verde argentata bordata di giallo. Ho scelto questo abbinamento perché il giallo dell'Evonium, dell'Eleanius si sposa molto bene con il rosa dei fiori del Viburno, e notiamo anche un particolare molto importante, cioè le dimensioni delle foglie delle diverse piante scelte per creare delle siepi miste deve essere più o meno simile, quindi le loro dimensioni non devono essere troppo difformi l'una dalle altre, e quindi di essere più o meno della stessa dimensione. Questo è molto importante perché quando si mescolano le piante troppo diverse tra di loro, il risultato potrebbe non essere molto gradevole all'occhio. In questo caso lo è enormemente, e abbiamo anche una scalarità di fioritura per chi vuole siepi sempreverdi, facili da gestire, ma che regalino anche fioriture per più tempo possibile. La scelta del Viburno tinus ci consente di occupare la parte primaverile della stagione, e l'Eleanius invece la parte finale della stagione con fioriture autunnali profumate. Qui vediamo sempre il Viburno tinus all'opera, mescolato però questa volta con l'Anandina domestica. Queste sono siepi che possono raggiungere anche i 2 metri di altezza, ma in genere le si tengono regolate intorno a 1,50 m. Le siepi in questione sono sempreverdi e le possiamo utilizzare come barriera o anche per dividere porzioni del giardino. L'abbinamento qui è garantito dalla colorazione rossa della nandina, che ben si sposa con il fogliame verde tenero del Viburno tinus, garantendo quindi un ottimo contrasto per piante che hanno le stesse esigenze idriche, quindi si sposano molto bene anche perché i loro apparati radicali non sono troppo invadenti, e quindi la soluzione potrebbe riguardare anche la coltivazione di queste piante in vaso, quindi all'interno delle vasche rettangolari. Questa è un'ottima combinazione scelta proprio per voi, e la nandina domestica fiorisce una volta che il Viburno ha terminato, quindi c'è una certa sequenzialità di fioriture che sfoceranno poi nella produzione, a parte della nandina, dicevo, in bacche rosse corallo nel corso dell'autunno-inverno, che faranno da decoro. Questo è un altro abbinamento molto interessante. Qui vediamo ancora di più il discorso del movimento della siepe, perché abbiamo scelto una nandina Obsepsion dallo sviluppo molto contenuto, che rimane molto più bassa rispetto al Evonimo Golden Queen giallo-verde, che invece risulta essere un po' più alto. Qui giochiamo quindi sulle altezze, e la giusta amalgama la si ottiene con i colori rosso dell'Obsepsion e il giallo del Evonimo Golden Queen. Quindi qui proprio è ricercata questo contrasto tra le diverse altezze proprio perché vogliamo dare movimento. Queste sono siepi che possono potenzialmente diventare anche abbastanza altine, nella varietà dell'Evonimus, la invece nandina rimane molto più piccola. Questo serve per giocare con le altezze. Per avere invece una siepe di pari altezza, quindi senza giocare con le dimensioni, ma giocando con i colori e soprattutto con il contrasto, perché non mettere insieme il verde scuro dell'Evonimo Japonicum con il verde bordato di bianco dell'Evonimo Bravo. Questo ottimo contrasto con queste belle foglie lucenti garantisce delle ottime siepi folte e compatte, molto adatte ai vostri giardini. Grazie per l'attenzione, come sempre da Vista Green un caloroso abbraccio, e ci vediamo per il terzo numero di questa serie che pubblicherò molto presto. State con me e condividete il più possibile tutti i lavori che sto preparando e che spero che stuzzichino la vostra attenzione. Quindi un salutone e a prestissimo.